tutti ragazzi, questo non è un video di FIFA, ma di quello che ho appena letto, cazzeggiando su Facebook, mi capita, lo faccio spesso mentre sbloccavo gli obiettivi di FIFA, ho appena letto, e sono ancora in pigiama, quindi ci sta alla grande, che c'è un po' di problemi a livello delle sale LAN. Stavo leggendo, ho visto il TikTok che hanno pubblicato i ragazzi dell'Esport Palace di Bergamo. Praticamente tutte le sale LAN sono state rese illegali, così, da un giorno con l'altro. Allora, prima di impazzire e di mettermi a piangere come un gradino, ma perché, non tanto no, non tanto perché un cazzo mi spiace, nel senso che è il mio mondo e vedere che ci sono sempre problemi di un mondo in cui alle basi il divertimento, perché alle basi il divertimento. Vedere che ancora in Italia non siamo preparati per avere delle realtà simili mi fa proprio impazzire, perché poi sapete, lo vedete, io sono sempre attivo sui videogiochi, i videogiochi ci uniscono, perché siamo una bella tribù, mettiamola così, di videogiocatori. Vedere che punti fisici dove possono riunirci e andare a sfidarci dal vivo, abbracciarci, dargli due sberle in simpatia. Rivederci, soprattutto dopo il Covid, e vedere queste cose che me le dicono che sono illegali mi fa abbastanza impazzire, perché vuol dire che se le sale LAN sono illegali perché hanno le postazioni non conformi, significa che le fiere hanno postazioni non conformi. Significa che qualsiasi postazione di gioco in un luogo pubblico ha una postazione non conforme. Ma adesso vi spiego meglio. Vi spiego meglio. Ok, andiamo un attimo di là, ragazzi. Allora, questo è l'articolo che poi va a linkare, poi vi faccio anche vedere l'esposto, così almeno facciamo un po' di ordine. Vi la narro e poi alla fine tiriamo due conclusioni, perché è la quarta volta che rifaccio questo video, perché mi faccio prendere dal sentimentalismo verso questo mondo che ovviamente mi piace un sacco. Ragazzi, ho 41 anni, videogioco da quando ne ho 3. E, vabbè, è una passione grossa. Cosa succede? Allora, proprio, dottor Commodore la fa proprio interessante. Mentre la Francia di Macron punta a rendere gli esports un settore di punta per il paese, esports settore di punta per il paese, in Italia stiamo facendo il contrario completamente. È stato infatti pubblicato su TikTok, Instagram, eccetera, un video dove i ragazzi di Esport Palace fanno vedere come i PC e le postazioni da gaming sono Esport Palace Bergamo, di Bergamo, ma non solo loro, come i PC e le postazioni da gaming sono state blindate da un intervento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Io impazzisco a leggere una roba del genere. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pare si sia spinta in questa azione dopo un esposto presentato da il signor Sergio Milesi, che io non conosco sinceramente, è il titolare della società LED SRL. Praticamente lui è il titolare di una società che gestisce sale slot, biliardo, bowling e tutto il cucuzzaro. Ok. L'imprenditore invita l'amministrazione a fare chiarezza per quanto riguarda i locali che vengono definiti parchi di intrattenimento digitali, nei quali è possibile svolgere diverse attività ludiche senza vincite in denaro, usando dispositivi di intrattenimento che non necessitano di gettoni. Quindi, dato che io non posso metterci il gettone, così fanno una competizione scorretta. Ma cosa vuol dire questa frase? Cioè, quindi vuol dire che se io vado in un negozio a caso, non cito perché non lo so, Apple forse ha le postazioni per gli iPad, eccetera, per i telefonini, non lo so. MediaWorks mi fa provare i telefonini, toh, una roba del genere. Allora, se io carico un gioco su quei telefoni, non posso. Perché non posso vedere come gira il mio cazzo di hardware su quel telefono? Perché? Perché quel software lì, che secondo me potrebbe essere pesante, non posso vedere sul telefono come cazzo gira se
gira come dico io, perché l'hardware è importante. Vabbè, a parte quello, qui mi sto triggerando, lo giuro. Quindi fanno una competizione scorretta nei confronti delle sale gioco. Ma cosa gli dice? Ma non c'entra. Non c'entra. Non c'entra nulla. Perché? Non capisco. Perché io vado a farmi un zon, vado a provarlo il prodotto. Vabbè. Ok. Facciamo finta invece di fare l'esempio della sala là. No, un bar come Bergamo, no? Ragazzi, non so se siete mai stati all'Esport Palace di Bergamo. Bellissimo bar. Piano zero c'è la parte lounge, sopra c'è la sala LAN, ho visto addirittura la presentazione di Atalanta eSports, lì. Un bel centro, incredibile davvero, molto molto bello, bravi davvero, eppure è stato blindato, ma non solo loro, ragazzi, in tutta Italia si sta estendendo questa cosa, l'agenzia della dogana, come si chiamano, l'ho persi, qua, agenzia delle dogane, dei monopoli, stanno facendo interventi a orari incredibili, per chiudere e blindare questi PC e postazioni di gioco. Cioè io impazzisco. Poi vi invito a leggere l'articolo del dottor Commodore, leggiamolo velocemente perché da quello che si legge è questo. Questo signor Milesi, che ripeto, non essendo nel mio mondo di videogiochi, non so chi sia, si oppone alla competizione data dai locali eSports, perché la sua società effettivamente è titolare di numerose sale giochi in Italia, dove sono consigliere e vincere in denaro, quindi cioè, lì puoi vincere in soldi, è una realtà diversa, vinci i soldi, nelle sale là non vinci i soldi, non c'entra, va bene. Oltre all'attività di bullying e biliardo, no, quelle cose qua, poiché le macchine presenti nei soliti locali sono sottoposte a numerosi controlli, egli troverebbe ingiusto come queste altre attività sembrano non seguire l'obbligo di conformità alle procedure a cui le sale slot devono attenersi. Quali sono le procedure? Allora, sono queste. Praticamente, secondo questo imprenditore, in pratica, chi fa giocare nei PC, coi PC da gaming per intrattenere, sta facendo concorrenza sleale verso di loro. Ma io nella sala slot posso giocare a FIFA? Io vado in una sala slot a giocare con le slot. Io vado in una sala slot a giocare con... vado al bowling. Io in una sala simile vado a giocare a Virtua Striker. FIFA non ce l'hanno. Non vado. Non ha senso questo. Ragazzi, non ha senso questa cosa. Cioè, vabbè. Allora, c'è anche il problema dei simulatori. Qui simulazione di guida, lì il simulatore di guida è un po' più diverso perché vengono comunque fatti a pagamento, però anche qua si parla di omologazione, io non mi ci addentro in questa cosa perché la parte guida non la conosco proprio, evito. Però mi sembra anche qui una bella forzatura, però ripeto, non sono avvocato, non so dirlo. Allora, qui secondo la tesi di questa LED SRL, le attività che rientrano nel settore delle sale giochi sono sottoposte a normative stringenti per evitare l'esito illegale del gioco d'azzardo. Vabbè, ma il gioco d'azzardo? Ma perché lì avete vincere i soldi? Nelle sale non ci sono. Però vabbè. Le attività dedicate al mondo degli esports risultano invece avere stati solo dei semplici console PC. Quindi fate quello che dico adesso. E non può essere regolamentato, perché in Italia non c'è questa regolamentazione. Mi ricordo che in Italia più o meno il videogioco è appunto paragonato per una legge, mi sembra del 1950, per una roba del genere, a un gioco d'azzardo. Negli anni 50 hanno fatto questa legge, ragazzi. Potrei sbagliare l'anno, ma è lì. Rimango basitissimo, davvero. Però il dubbio, questo imprenditore, quel Sergio Milesi, si pone questo dubbio, no? E dice... I giochi solitamente in commercio sono sotto forma di home entertainment, quindi cosa faccio? Io il giocatore lo compro e me lo porto a casa. Se io, ristoratore, metto una postazione da gioco e la noleggio, perché dico, dammi 2 euro per giocare mezz'ora a FIFA, loro stanno mascherando come se fosse un noleggio. È vero, effettivamente non puoi. Quindi in questo momento c'è questa... Però io qui dico una cosa, ragazzi, no? Io, ok, apro un bar e dico, vabbè, vuoi giocare con la console? Paga il caffè.
Quando vado al cesso in un bar, pago il caffè, vado al cesso, non è che vado al cesso a pisciare e al bar e vado a fare dalle balle. Vabbè, basta, questo sono uscito completamente. Però c'è questo buco, diciamo, questo buco che può anche, diciamo, stiracchiato, ci sta, no? Dico, però non ha senso blindare le postazioni perché se le postazioni possono essere rese gratuite, come uso, come utilizzo, allora non me le blindi. Invece ai ragazzi delle sale là le hanno blindate. Mi raccomando, andate a vedere proprio tutti i vari post che sono stati fatti. Quindi poi nell'esposto, che vi metto in descrizione, che è qua, praticamente qua tutte le regole, l'esposto è linkato nell'articolo, che comunque vi linko tutto nella descrizione. Si può andare a capire che il mondo purtroppo c'è da capire questa cosa. L'intrattenimento videoludico, ragazzi, a parte io che vabbè, lo seguo da ormai quasi 40 anni, sta muovendosi sempre di più, sta prendendo sempre più piede. Le squadre di calcio, di basket, di ASD, ma ho visto un sacco di realtà buttarsi nei videogiochi, ma perché il videogioco piace a tutti? È divertente, fa gruppo, fa numeri e quindi perché non farlo? È un modo per trovarsi. E secondo me è brutto da dire, ma come scrive il dottor Commodore, io mi trovo abbastanza d'accordo con quello che scrive, che in questo momento l'evoluzione tecnologica sta andando un po' a progredire verso un elemento molto più forte e quindi secondo me, qualcuno ha un po' più paura. Ci sta, però non lo so. Allora, velocemente, questo è l'esposto, 6 pagine, ve le linko. Allora, espone quanto segue. In diversi paesi, città del territorio nazionale, abbiamo notato l'avvio di diverse attività aperte al pubblico, strade lane, eccetera. Basta fare una semplice ricerca, BBB, ok. Allora, e qua citano i vari costi per andare a noleggiare i vari simulatori, eccetera. In pratica, gioco forza di questo discorso cos'è? Oh, raga, voi avete un software dedicato all'home entertainment, lo usate nelle sale giochi e vi fate pagare il noleggio. Questo è il bando alla matassa è questo. Quindi tutto il resto è fuffa, tutto il resto è una cazzata. Però vi linko tutto. Io vi dico solo una cosa, io mi fermo qua perché ho descritto, avete capito più o meno qual è la mia posizione, però mi fermo perché poi non perché in questo vorrei ragionarla questa cosa. Non è colpa, ho sbagliato. In questo caso non è colpa, in questo momento da come la vedo io, non è colpa del signor Milesi perché lui è la sua realtà dove deve seguire le regole, perfetto, e le segue, probabilmente le segue. Io ripeto, non lo conosco, non ho idea di cosa faccia. Mi sono fatto l'idea adesso, però molto probabilmente le segue bene perché lavorano le sale slot, lavorano, piacciono o non piacciono, a me non piacciono, ma quello che non piace a me non è una regola, può piacere a qualcun altro. Poi dietro, gioco d'azzardo, lo slot, il vizio, tutto quello che volete, sono discorsi di dopo. Io non ci metto becco perché, ripeto, non ho le conoscenze, non è la sede adatta, magari in live lo faremo. Ma in questo momento è un video giusto di sfogatoio, mettiamola così, dove si va a cercare un po' il bandolo della matassa. Dicevo, il signor Milesi alla fine non ha colpe. Lui ha fatto un esposto dicendo: Oh, ma perché a me questa regola vale e a loro no? Al contempo, dall'altra parte, abbiamo realtà di appunto le sale LAN che dicono: Oh, ma che cazzo stai facendo? Ci chiudete? Ci blindate delle cose perché non sono regolamentate? Siete voi che dovete regolamentarle. Prima di chiuderle, parliamo. Dobbiamo, come è stato citato anche dai ragazzi dell'Espo Palace, dobbiamo pagare una tassa per questa gestione? Paghiamola, fate la tassa. Va bene. Manca il punto in mezzo, capite? Capite qual è il problema? Manca la regolamentazione reale. Manca qualcosa che dica, ragazzi, in Italia i videogiochi sono questo e si può fare questo, questo e quest'altro. Ci sono delle regole ancora così,
fumosissime, non si capisce. Anche perché se ci fossero delle regole reali, chiare, eccetera, chi ha aperto una sala LAN l'avrebbe fatto in maniera giusta, legale, senza problemi, senza impazzire, senza dover poi trovarsi in questa merda, perché questa è purtroppo una situazione di merda. Usciamo quasi dal Covid, dove ci sono stati problemi giganteschi, ristoranti, qualsiasi cosa legata al pubblico. Stiamo uscendo, scoppia la guerra in Ucraina, un casino della Madonna. Mo' pure questo, no, cioè siamo veramente al limite, qui siamo veramente al limite. Manca proprio una vera e propria regolamentazione, come manca a livello esports. A livello esports, gli esports non sono ancora riconosciuti dal CONI. Abbiamo il CONI che riconosce come sport il lancio del formaggio, porca puttana, il lancio del formaggio. Che cazzo è il lancio del formaggio? Eppure c'è. Se lo cerchiamo nell'elenco degli sport riconosciuti dal CONI, sport, guarda, ve lo faccio vedere. Sport riconosciuti CONI, lancio del formaggio. Ce la posso fare a scrivere. Le discipline CONI, eccolo qui. Lancio del formaggio. Puttana Eva, porca Eva. Mi censureranno il video, va bene. Però noi abbiamo degli sport riconosciuti, CONI, che focca la bindella. Ma vi rendete conto che abbiamo orientamento, abbiamo la mountain bike d'orientamento come sport riconosciuto e non i videogiochi. Non andiamo a dire scacchi. Scacchi è un bellissimo sport. È uno sport cervellotico. Le freccette sono sport. Abbiamo il netball, che non so cosa sia. Boh. Ma ripeto, quello che mi lascia incredibilmente perplesso è il lancio del formaggio. Lancio del formaggio. Dov'è? Dov'è che non lo trovo? Che cazzo è? Eccolo qua. Giochi e sport tradizionali, birilli, boccia su strada, fiolè che non so cosa sia, fiolette, horse show, boh, lancio del formaggio. Io, ragazzi, nulla a togliere al lancio del formaggio. Io non conosco nessun campione di lancio del formaggio, vi prego di indicarlo nei commenti, voglio intervistarlo perché non conosco il gioco. Voglio capire che cazzo sia il lancio del formaggio. Va bene, io rispetto tutto quello che non conosco, assolutamente, con rispetto. Vi piace giocare al lancio del formaggio? Giocateci. Non discuto se piace o meno, discuto che sia uno sport riconosciuto dal CONI. Non abbiamo i videogiochi regolamentati. Io posso aprire una SD per lancio del formaggio. La regolamentazione. Vabbè, ragazzi. Dopo questo penso che avete capito la mia posizione. Sono abbastanza incazzato. Perché, ripeto, gli sports, i videogiochi sono dei aggregatori di persone. Andare alle fiere, andare a giocare insieme, a fare tornei insieme è aggregazione, è trovarsi insieme per fare gruppo, divertirsi, amicizie, litigi, incazzature, offese, ma siamo tutti comunque sportivi, perché siamo sportivi. Giochiamo insieme, ci divertiamo, c'è sempre la competizione, la rivalità, come nel calcio reale, come nello sport reale, ma si fa gruppo, si fa tanto gruppo. E questa mancata regolamentazione ci sta massacrando ancora una volta. È un mondo in completa espansione, in Italia siamo massacrati. E mi spiace, davvero mi spiace tanto vedere questa chiusura mentale da parte di chi dovrebbe tutelarci. Vabbè, ragazzi, non mi metto a piangere perché sono al limite, ho il drop in gola. Ce la faremo, dai, ce la faremo. Ragazzi, al prossimo video, scusate se era troppo lungo, 20 minuti di video, raga, ma è insensato quello che sta accadendo. Ciao a tutti.